soprattutto più ore al giorno. Quindi passare da questa modalità allo zero totale è stato sicuramente traumatico. Mi sono sentita rinchiusa in un posto dove non si poteva uscire, quindi tutte le mie abitudini, tutti i miei sport proprio sono andati persi. Cristina, nonostante tutto, ci assillava per continuare a donarci a casa, però ovviamente essendo un duo poi avendo la problematica della vista non è facile seguirla. Stare tutto il giorno in casa senza far niente, senza poter, per esempio adesso stiamo trovando degli amici che prima trovavamo, tutte le gare dove trovavamo amici lì si sono proprio bloccate e anche poi è stato perso, chissà quando lo rivedremo. Io vedo la danza come una barba di sfogo, quando la mia testa si riempie ho bisogno di un minimo sfogo per potermi liberare. A me è mancato stare in fare anche le lezioni di gruppo, prima facevamo quello, adesso non si può fare più niente. Ci riteniamo fortunati perché essendo autisti noi abbiamo avuto la possibilità di continuare gli allenamenti. Mi auguro solo che possano riavere la possibilità che comunque noi da privilegiati abbiamo, di poter appunto proprio avere la gioia di poter praticare lo sport che si ama senza problemi o senza paure di dover tenere la mascherina o di dover potersi toccare senza avere... Magari trovare qualche forza, qualche spunto per ripartire. Io dico loro di crederci che questo momento finirà e soprattutto se è una cosa che piace di non mollare mai, di continuare a lottare. Lei in questo periodo di Covid è la prima che ci ha tenuto fino all'ultimo, la mia attività deve riaprire. Sicuramente, grazie. Comunque non ci ha mai dato modo di poter dubitare del nostro sport. Nei momenti di sconforto dove non avevamo voglia di rimetterci a fare niente, lei ci ha sempre dato la carica. Io non mi fermo sicuramente perché io ne ho proprio bisogno e in più perché forse è quello che racchiude anche il loro pensiero è la nostra passione, il nostro amore per questo sport sicuramente non ci farà mai mollare. Non mi fermo perché proprio il mio corpo ha bisogno di quello sfogo e se mi togliete pure questo non so cosa farei. Perché se ci fermiamo o ci viene la disperazione oppure molliamo tutto.